collegamento telefonico il sindaco del comune di Teramo, Gian Guido D'Alberto. Pronto, mi sentite? Perfetto, buongiorno a lei. Buongiorno a tutti. Intanto mi scuso per questo collegamento a distanza, ma siamo impegnati a Roma anche con il presidente Marsiglio per la partecipazione alla cabina di coordinamento per la ricostruzione. Ci tenevo comunque ad essere presente io anche in questa forma per la rilevanza, insomma, di questa giornata, e ringrazio veramente tutti gli organizzatori. La rilevanza di questa giornata è in particolare perché questo convegno così importante è in primo luogo legato alla figura di Roberto Fagnano. Lo dico da primo cittadino della città di Teramo, e perché vuole essere questo un modo per tornare a ringraziare il direttore, al di là poi dei momenti di discussione che possono esserci stati nel dialogo, nel rapporto istituzionale. Il ringraziamento al direttore Fagnano per la quota di vita importante che ha speso per la città di Teramo e per la nostra comunità, e che iniziative come quella di oggi ne dimostrano la forza e soprattutto la continuità della linea che lui ha tracciato e che impegna oggi tutti noi. E poi per la rilevanza di questa iniziativa, di questo convegno, in un momento decisivo. Ho ascoltato poco fa le parole del Presidente, le ultime parole del Presidente della Provincia, che condivido, in un momento decisivo per la nostra sanità, per la sanità provinciale. Un'iniziativa di questo genere riporta il tema vero al centro, e soprattutto lascia parlare figure professionali importantissime, convegno di livello nazionale, e per questo anche per questo ringrazio per questa iniziativa, chi deve effettivamente dare il contributo decisivo, importante, fondamentale, a chi poi deve decidere, perché il Presidente parlava della decisione che deve essere assunta, e c'è un momento della decisione. Il problema è come si arriva al momento della decisione, quali sono i passaggi che devono essere fatti, quali sono i contributi necessari perché la decisione della parte politica istituzionale sia effettivamente finalizzata a raggiungere l'obiettivo che tutti dobbiamo porci, in particolare in questa fase in cui stiamo riordinando l'assetto sanitario della nostra provincia nell'ambito della nostra regione e all'interno dell'assetto sanitario della rete ospedaliera. Il momento della decisione non può prescindere dalla parola di chi conosce la materia sanitaria più di ogni altra, i medici e tutti coloro che comunque possono dare il supporto fondamentale a quello che è l'obiettivo, che è il miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria della nostra provincia. Abbiamo passato mesi nella discussione relativa in particolare alla realizzazione del nuovo ospedale, o comunque all'utilizzo delle risorse per l'edilizia sanitaria della nostra provincia, un po' nella dicotomia nella quale ci siamo infilati, che poi è diventato purtroppo un circolo vizioso tra contenitore e contenuto. Si è parlato troppo spesso del tema contenitore, tralasciando l'aspetto contenutistico, quindi la qualità poi dell'offerta sanitaria effettiva che viene data all'interno, viene garantita all'interno delle nostre strutture, infilandoci in un tema che poi ci ha portato a dei veti incrociati, a delle discussioni rispetto alle quali la politica difficilmente poi riesce ad uscire fuori, perché è sempre condizionata dal consenso, e questo è l'errore più grande che una politica alta voglia possa poter commettere. Ecco, oggi declinare invece il tema del futuro della nostra sanità in termini di innovazione ci dà probabilmente, anzi sicuramente, la chiave di lettura per uscire da questa situazione di impasse. Ecco, questo è il punto fondamentale dell'iniziativa e del convegno di oggi, e per questo vi ringrazio. Io credo che da oggi possa venire fuori soprattutto un aspetto: usciamo fuori dalle vecchie categorie. Ormai affrontare il tema sanitario secondo le vecchie categorie è superato, è un errore che non possiamo permetterci di commettere, e se così è, anche il tema del nuovo ospedale deve essere affrontato secondo questa logica. Io mi sento di dire che utilizzare risorse pubbliche oggi importanti, significative, molte delle quali per la loro presenza oggi sul nostro territorio dobbiamo ringraziare il direttore Fagnano, utilizzarle per opere di mera ristrutturazione
sono fortemente convinto che sia un errore. Sono fortemente che sia un errore perché c'è un approccio sbagliato sul tema. Qui non stiamo parlando di ristrutturare edifici qualsiasi, delle case, degli edifici come altri. Stiamo parlando di utilizzare risorse per sviluppare sotto la chiave dell'innovazione il tema del miglioramento delle strutture finalizzato al paziente, al miglioramento dell'offerta sanitaria. Allora, se così è, non può che essere declinato questo tema attraverso l'obiettivo della realizzazione di un nuovo ospedale. Se così è, dobbiamo puntare a questo, ma con la chiarezza che la struttura è il contenitore, e quindi nella logica di una innovazione vera, reale, secondo la nuova declinazione del tema sanitario, debba essere finalizzata però al miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria. Ecco perché su questa posizione io l'ho ribadita anche nei tavoli regionali con l'assessore Veri, che penso sia lì, abbia già fatto il suo saluto, il suo intervento. Questo è un punto che dobbiamo assolutamente tenere fermo, e di questa prima decisione penso che tutti dobbiamo assumercene la responsabilità. Poi c'è il tema della collocazione. Non mi sottraggo a questo aspetto, perché è indubbio che la politica è molto sensibile alla questione della collocazione di una nuova struttura ospedaliera, ci mancherebbe altro. Come lo affrontiamo questo tema? Lo affrontiamo, e parlo dell'ambito provinciale in particolare, se vogliamo cogliere veramente questa straordinaria opportunità, io chiamo a raccolte lì il presidente della provincia, tutti i sindaci della provincia. Cogliamo questa opportunità straordinaria, cogliamola con senso di responsabilità, cercando di uscire ciascuno dal proprio orticello territoriale, cercando di comprendere che una provincia forte non può prescindere da un capoluogo che sia il presidio istituzionale e politico di tutta la provincia. Ecco perché è impensabile, nell'ottica di una realizzazione di una nuova struttura ospedaliera, che non si parte dal capoluogo di provincia. Questo è un punto che voglio tenere fermo con chiarezza, perché indebolendo il capoluogo di provincia, anche e soprattutto in ambito sanitario, noi indeboliamo tutto il nostro territorio. Non vince nessuno, perdiamo tutti, non riusciamo ad essere competitivi con gli altri territori. Io su questo voglio essere chiaro, fermo, e manterrò questa posizione nel dialogo con tutti i miei colleghi, cercando di invitare tutti, perché io ascolto poi anche a livello regionale i vari consiglieri che sono rappresentativi, in realtà dovrebbero essere rappresentativi dell'intera comunità regionale, ma rischiano forse troppe volte di essere condizionati da quello che dicevo prima, dal mero consenso territoriale, che porta poi a dei veti incrociati che in realtà non porteranno poi a nessuna decisione, perché indubbiamente in una fase in cui viviamo sempre come politiche e come istituzioni in uno stato permanente di stress elettorale, rischiamo di inseguire il consenso senza raggiungere l'obiettivo che in materia sanitaria è alta, che è il miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria della nostra provincia. Chi dobbiamo ascoltare? Perché anche questo è l'altro tema. Io credo che il convegno di oggi sia straordinario, l'ho detto prima, ed è la voce che io chiedevo. La voce di chi conosce la materia sanitaria e che può dare il contributo al decisore politico. Tutti ovviamente interverranno, tutti potranno partecipare al dibattito, ma una partecipazione che sia effettivamente proficua non può che essere una partecipazione qualificata, una partecipazione differenziata, con una sorta di posizioni privilegiate per chi può dare effettivamente un contributo straordinario a chi è chiamato poi a decidere. E iniziative come quella di oggi, lo ripeto, vanno nella direzione giusta. Io lunedì ho convocato il Comitato Ristretto dei Sindaci, dove cominceremo ad affrontare il tema della realizzazione della nuova struttura ospedaliera. Lo faremo con grande serenità, con grande partecipazione, ma con dei punti fermi che poi sono quelli che ho cercato di riassumere in questo breve saluto. Quindi vi ringrazio per il contributo di oggi. Grazie. Grazie a lei, Sindaco, grazie molto per i saluti. Buona giornata a tutti e buon proseguimento. Buona giornata.